sfilza di aggiornamenti targati Fujifilm. Come al solito ogni tanto escono degli aggiornamenti, questi sono più che altro incentrati sulla compatibilità con le lente 150-600 mm f5.6-f8 che è stata presentata e commercializzata sostanzialmente da poco. Questi aggiornamenti riguardano l'X-T4, l'X-T3, l'X-S10, l'X-Pro3, l'X-T30-2, l'X-100V, la GFX-50S, la GFX-50R, la GFX-100S e la GFX-100. Prima di vederli velocemente nel dettaglio, non c'è moltissimo da dire, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, di mettere un like al video, condividerlo. Vi ricordo che se volete supportarmi qui sul canale, se dovete fare un acquisto su Amazon, uno qualunque per qualunque importo, sotto in descrizione potete incrociare comunque dei link interessanti. Il primissimo è il link diretto di Amazon. Ci cliccate sopra, vi apre Amazon, non succede nulla, mi supportate semplicemente col canale e ovviamente non vi costa nulla. Se scorrete poi trovate i miei link Telegram di offerte giornaliere su Amazon, se andate più avanti incrociate i miei link Instagram, altri consigli insomma per i vari acquisti fotografici, tecnologici eccetera, insomma date un occhio alla descrizione. Cominciamo con l'X-T4 che arriva alla versione 1.50, compatibilità ovviamente 150-600 mm e una maggiore accuratezza dell'autofocus con la funzione One Push AF, bisogna capire effettivamente di cosa si tratta. Per quel che riguarda la X-T3 siamo arrivati alla versione 4.30, compatibilità ovviamente 150-600 mm, One Push AF anche in questo caso e altri vaghi bug risolti, sapete quelle cose abbastanza generiche di cui non si sa più di tanto, quindi è stato migliorato qualcosa. XS10 versione 2.40, compatibilità 150-600, One Push AF e anche qui correzione di bug minori. X-Pro 3 versione 1.32, in questo caso siamo arrivati soltanto ad avere una correzione di bug generici. Ho spento la lampada. XT30-2, siamo arrivati alla versione 1.12, One Push AF, correzione del trasferimento, dell'ordine di trasferimento di immagini che non appariva in determinate condizioni e ovviamente anche la correzione di bug minori, pure in questo caso. Sempre correzione di bug minori anche per la X100V che arriva alla versione 2.12 per poi passare alle serie GFX. La GFX 50S riceve la versione 4.41 di firmware correggendo un importante problema che nella dual mode di visualizzazione, selezionando 35 mm format mode, praticamente si vedeva una finestra che aveva un angolo di visuale un pochino più ridotto, quindi questo problema è stato risolto. Stesso problema per la GFX 50R risolto con la versione 2.41, mentre per quel che riguarda la GFX 100S che raggiunge la versione 1.32 e la GFX 100 che invece raggiunge la versione 4.22, abbiamo il One Push AF di cui ho parlato sopra. Quindi ragazzi, veloce video appunto per dirvi che ci sono gli aggiornamenti firmware, aggiornate naturalmente perché è importante mantenere aggiornate le proprie fotocamere. Evidentemente le compatibilità con le nuove lenti per le altre fotocamere probabilmente arriveranno o magari sono già marginalmente compatibili. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere anche il video e condividerlo. Vi ricordo che se volete supportarmi col canale, sotto trovate dei link molto interessanti. Primissimo il link di Amazon, vi apre Amazon, non vi costa nulla, potete acquistare tutto quello che volete, altri link interessanti, consigli per gli acquisti, i miei link Telegram di offerte giornaliere su Amazon, i miei link Instagram, insomma date un po' un occhio a tutto. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.